Un telefilm palestinese. Desperate Housewives. Casalinghe disperate. Ok, io sono Linette. Linette e lei è Gabriella. Io sono Elenco. Io sono malata di cancro e sono senza capelli. Io ve lo dico, sono senza capelli. E questa è una cosa. Immaginatemi, questa è una parola. Vuoi anche il cappello là? No. Della maga orsa. La maga orsa. Prima le scrivi. Gabriele, dove sei stata? Da quando sei arrivata non ti sei fermata un attimo? Mi sono fermata a prendere delle riviste, scusa. Ah, la top 10 dei nuovi tagli di capelli alla moda. Beh, al momento sono un po' calva, ma grazie. Magari vado a prendere un'altra. No, dove sediti qua, ho bisogno di compagnia. Sembra un leone in gabbia. Vieni, racconta. Com'è essere la first lady della nostra città? Bello. Fa freddo qui, non hai freddo? No, sta bene, raccontami. Quando vai ad una inaugurazione ti danno quelle enormi forbici giganti per tagliare il nastro. Senti, ho uno scialle magnifico in macchina, te lo vado a prendere, sennò morirai di freddo. Accidenti, Gabriele, non vuoi proprio stare qua. E questo che credi? Sì, non avevo fatto te, glielo ho sbagliato. Scusate. Sì. Ah. Scusate. Ci avete rovinato questo momento. Scusami. No, scusa me. Vabbè, scusiamoci tutti. Scusiamo, scusate voi noi. Scusate, ma vado avanti. Sì. Di che parli? Volevo solo darti una mano. Sì, come pretesto per uscire di qua. Mi dispiace che gli ospedali mi piacciono per niente. Sì, questo me l'hai detto, ma cavolo, Gabriele, ma non ti interessa neanche un po' di me per poter provarci? Credi davvero che non mi interessi? D'accordo, non ti senti a tuo agio. Tranquilla, io sto bene, vai pure. Sto bene. Non ti ho mai raccontato di mio padre. Anche lui aveva il cancro. Partito dal fegato e arrivato alle ossa. 10 mesi era morto. Beh, grazie per l'incoraggiamento. Non ho finito. In quelle ultime settimane, ogni giorno pensavamo che l'avremmo perso. E ogni giorno, prima di entrare, mia madre ci diceva, papà vuole vederti ridere. Se ti viene da piangere, non puoi entrare, devi sorridere. L'ultima notte mi sedetti lì. Lo guardai morire. Io sorridevo perché pensavo che anche con gli occhi chiusi lui mi potesse vedere. Cavolo, Gabriele. Il lato positivo è che saper sorridere quando non mi va mi è servito per una carriera strepitosa. Ma non posso fingere con te di me. Non quando ho paura di perdere. Ma non mi perderai. Me lo prometti. Perché se l'ho fatto allora... Dio, un tale casino. Vieni, lasciati andare. A parte la defiance, andava. Occhio, perché ogni tanto ritornano dei piemontesismi, cioè, un po' forti, eh.